Venezia nel 700 era una città inquieta. Soffiava sotto i portici il vento della trasformazione, portando la brezza delle nuove correnti di pensiero che stavano illuminando l'Europa. Arti e scienze al servizio dell'uomo osavano oltrepassare i confini prestabiliti, rompere gli schemi del passato per esplorare le possibilità del futuro. Era un'epoca di sperimentazione in tutti i campi. Al pensiero scientifico, pilastro portante della ragione umana, si affidava il compito di migliorare le condizioni di vita degli uomini, di svelare una volta per tutte i misteri della natura e smascherare gli inganni dell'ignoranza. In gran parte d'Europa, i principi della nuova fisica newtoniana vincevano le resistenze conservatrici e, lasciandosi la filosofia cartesiana alle spalle, inauguravano una nuova mentalità scientifica. Per perfezionare le tecniche dell'agricoltura, della navigazione, della guerra, c'era bisogno di strumenti e macchine. Occorrevano laboratori, musei di storia naturale e osservatori, e soprattutto la volontà e il coraggio di varcare le vecchie frontiere. Nei primi decenni del Settecento, anche le università d'Europa cominciarono ad aprirsi alle teorie dei moderni e ai nuovi orizzonti scientifici. Altri canali di diffusione dei nuovi metodi furono le accademie pubbliche e private, le lezioni domestiche e le corrispondenze personali tra gli scienziati del mondo. Voi l'avreste veduta circondata da una numerosa corona di scolari che pendevano dalle sue labbra. Dare in prima dei stabiliti esperimenti la teoria, ma la più esatta, la più ricolma di fisiche e erudizioni, la più giudiziosa, e darla con un'ordinaria chiarezza e insieme con eleganza e purgatezza di lingua che dubbiosi lasciava agli ascoltanti se d'improvviso parlasse, come pur facea, o se meditato lungamente e disteso avesse quanto ella pronunciava. Alcuni professori integravano l'impegno istituzionale, tenendo lezioni e organizzando accademie nelle proprie abitazioni. A Bologna, a partire dal 1749, in un palazzo di via Barberia, fu attiva per quasi 30 anni una vera e propria scuola di fisica sperimentale, frequentata da studenti dell'università e da curiosi di passaggio. Le lezioni erano tenute da una donna bolognese, scienziata, rispettata e conosciuta in tutta Europa, nonché fiore all'occhiello della sua città natale, Laura Maria Caterina Bassi. Con il marito Giuseppe Veratti aveva allestito un laboratorio scientifico dotato degli strumenti più moderni, come la macchina elettrostatica, che allora rappresentava in Italia una vera novità. La loro casa fu per molti decenni luogo di incontro per novatori, filosofi, medici, letterati e costruttori di strumenti provenienti da tutta Europa e perfino dall'America. Laura Bassi non era solo una scienziata aggiornata, con eccellenti capacità didattiche, concretamente impegnata nella ricerca e punto di riferimento della comunità scientifica cittadina. Era una novità assoluta, un'insolita curiosità, una stravagante eccezione. Era la prima e unica donna in Europa ad aver ottenuto una cattedra universitaria. Annus Mirabilis 1732. Succede tutto in un anno. Gli eventi si susseguono a cadenza stretta, così veloci da togliere il fiato. Il loro incedere racconta la nascita della Vergine Minerva bolognese.
20 marzo, primo atto del suo trionfo. Laura viene aggregata per acclamazione all'Accademia delle Scienze dell'Istituto, di cui è la prima socia donna. Nessuna delle società scientifiche del tempo ammetteva donne. Il secondo e più importante passo è la concessione di una laurea universitaria. La concessione della laurea a una donna è un riconoscimento insolito e controverso, che ha come unico precedente quello di Elena Cornaro Piscopia, laureata in filosofia dall'Università di Padova nel 1678. La cerimonia relativa prevede una conclusione, ovvero una disputa pubblica che solitamente si svolge in una chiesa. In questo caso, il Senato bolognese decide di dare all'evento un risalto clamoroso e una sede speciale. Il 17 aprile, la carrozza del gonfaloniere di giustizia avanza a stento tra la folla che, come sempre, si accalca lungo la via al passaggio di personaggi influenti. Dentro all'avventura siedono tre donne, la contessa Ranuzzi e la marchesa Ratti, sontuosamente vestite secondo la moda corrente alla francese, e Laura Bassi, una giovane appena ventenne, con un semplice abito celeste impreziosito da candide balze sulle maniche. La carrozza si ferma di fronte a Palazzo Pubblico e le tre donne scendono per dirigersi, sempre strette tra due ali di folla acclamante, nella sala degli anziani. Gremita all'inverosimile, la prestigiosa aula è stata addobbata per l'occasione senza badare a spese. La candidata viene scortata fino a una cattedra ricoperta di damasco giallo, dove l'attende, impettito nella parrucca incipriata, il suo orgoglioso maestro, il dottor Tacconi. Tutti gli occhi sono puntati su di lei. Deve difendere 49 tesi di logica, metafisica, fisica e de anima, cioè psicologia, dalle insidiose domande degli argomentatori, docenti laici e religiosi che piovono su di lei come frecce. Quarto dura la discussione, prima che un cenno cardinalizio ponga fine all'arringa della giovane laureanda. 12 maggio. Un corteo di 18 carrozze la riporta a palazzo, in sala d'Ercole, per ricevere davanti all'intero collegio filosofico e medico dell'università le insegne dottorali, il libro, l'anello, la corona d'argento e la mantella di ermellino. Fra gli applausi scroscianti e le entusiastiche ovazioni del pubblico, Laura viene ufficialmente dichiarata dottoressa in filosofia. Il 27 giugno. Laura sostiene presso l'archiginnasio, sede dell'università, un'altra conclusione su un argomento di filosofia naturale: le proprietà dell'acqua. E ottiene dal Senato la lettura straordinaria di Filosofia Universa. La cattedra concessa ex officio è onoraria, ma le viene ugualmente assegnato uno stipendio annuale di 500 lire bolognesi. In effetti, quella di Laura
non è una cattedra come tutte le altre. Si stabilisce che la dottoressa, a causa del suo sesso, potrà fare lezione solo su autorizzazione dei suoi superiori. 18 dicembre. Alla presenza di autorità civili e professori, la dottoressa Bassi, vestita da pubblica docente collegiata, tiene la sua prima lezione in un'aula dell'archiginnasio sulla moderazione negli studi filosofici. In quell'occasione viene coniata una medaglia in suo onore. Alla fine di quell'anno memorabile, Laura è diventata un mito. E non solo a Bologna, ma nell'Europa intera. Suscita stupore. Si parla di lei come di un mostro di sapienza, un'anomalia del suo sesso, un fenomeno insolito e curioso. Nessun'altra donna era mai arrivata così in alto. Tutti la vogliono incontrare, ospitare nei loro salotti, sfidare intenzioni filosofiche. È la Minerva Felsinea, immagine allegorica della dotta Bologna. La Marchesa Ratti Ercolani, acuta osservatrice, scrive che in città non si vedono altro che ciglia inarcate per la meraviglia e fronti abbassate per la venerazione. All'alba del XVIII secolo, quando nacque Laura, e il 29 ottobre 1711, a Bologna, come nel resto dell'Europa, studiare non era una cosa per donne. Collegi e università erano mondi esclusivamente maschili. Il destino delle donne si esauriva tra il matrimonio e il chiostro. Il suo primo maestro era stato un cugino prete, che l'aveva introdotta anche allo studio del latino e del francese. La bambina aveva affrontato gli studi con inconsueta dedizione, tanto che a 12 anni passava le giornate sprofondata nei libri. Così la trovò un giorno il dottor Gaetano Tacconi, medico e professore dell'università, venuto a visitare la mamma Rosa febbricitante. Incuriosito dall'insolita visione di una ragazzina alle prese con libri e traduzioni, volle metterla alla prova. Il professore rimase così colpito dalle prestazioni di Laura che chiese il permesso ai suoi genitori di farle da precettore per insegnarle le stesse materie studiate dai suoi coetanei maschi nei collegi e nelle università. A Bologna in quegli anni bastava molto meno per far gridare allo scandalo e così si decise di tenere segrete le lezioni. La città non doveva sapere che sotto i suoi portici c'era una ragazza che studiava logica, fisica e metafisica. Un segreto che durò 7 anni, durante i quali Laura apprese anche le tecniche dell'argomentazione e della disputa scolastica. Finché un giorno il dottor Tacconi decise che era tempo di raccogliere il frutto delle sue fatiche ed invitò i suoi dotti colleghi ad esaminare la studentessa prodigio. Stupore e meraviglia riempirono gli sguardi. Non appena si sparse la voce, ogni letterato della città volle incontrare Laura per vedere con i propri occhi una tale meraviglia della natura. Il suo talento cominciò ad essere conosciuto negli ambienti culturali della città e si diffuse tra i dottori dell'università l'ammirazione per il suo ingegno e la sua preparazione. Tutto
Tutti rimanevano incantati dalla prontezza e dalla lucidità delle risposte della giovane Laura. E i più conclusero che fosse opportuno rendere pubblico il suo caso. Tra questi, il più acceso sostenitore era un personaggio molto influente in città, il cardinale Prospero Lambertini, futuro Papa Benedetto XIV. Vinse la riluttanza dei genitori, la timidezza di Laura e i sospetti della cittadinanza, riuscendo a convincere il Senato, dal quale dipendeva l'università, che un evento pubblico e solenne avrebbe onorato la dotta Bologna. Dopo i trionfi del 1732, Laura aveva maturato il desiderio di aggiornare le sue conoscenze attraverso lo studio delle teorie più moderne. Sono gli anni in cui a Bologna e in tutta Europa si affermano i principi della filosofia naturale e dell'ottica newtoniana. Già nel 1728, proprio nell'Istituto Bolognese delle Scienze, il quindicenne veneziano Francesco Algarotti era riuscito a ripetere, sotto la guida del suo maestro Francesco Maria Zanotti, gli esperimenti di scomposizione della luce bianca in raggi colorati di diversa rifrangibilità. Algarotti, divenuto amico e ammiratore di Laura Bassi, nel 1732 aveva composto un sonetto e la canzonetta Non la Lesboa, dove la presenta come un'esperta conoscitrice del sistema newtoniano. Ricca miniera, inesauribile, di nuovo oltremarino alto saper, o dell'oceano l'infaticabile e sinuoso spieghi alterno errore. O de laurata luce settemplice, i vari ardenti e misti almi color. Gli interessi della dottoressa si erano sempre più orientati verso il calcolo infinitesimale e verso la fisica sperimentale newtoniana. Suoi maestri in questo periodo furono il matematico Gabriele Manfredi e il fisico Jacopo Bartolomeo Beccari. Laura era sempre più affascinata dallo studio della natura. Aveva una preparazione teorica aggiornata ed era diventata un'esperta sperimentatrice. Le era però vietata, in quanto donna, la possibilità di tenere normali lezioni nelle aule dell'archiginnasio. Il pubblico Istituto Bolognese delle Scienze e delle Arti, prestigioso centro di cultura scientifica e artistica, era nato nel 1711 grazie alla passione e all'influenza del conte Luigi Ferdinando Marsili, generale dell'esercito imperiale impegnato nella guerra contro i turchi e appassionato indagatore della natura. Dai fronti di guerra e dai suoi viaggi in Europa, Marsili spediva a Bologna libri, strumenti, reperti naturali e artistici allo scopo di mettere a disposizione di giovani studiosi un luogo dotato degli strumenti necessari per coltivare le scienze matematiche e naturali con metodi matematici e sperimentali. Marsili convinse il Senato bolognese e il Papa Clemente XI a fondare una nuova istituzione finalizzata allo studio e all'insegnamento delle nuove discipline.
Nella prospettiva europea di Marsili, l'Istituto Bolognese avrebbe dovuto svilupparsi in sintonia con le grandi accademie del Nord. In primo luogo la Royal Society di Londra e l'Académie des Sciences di Parigi. E difatti l'Istituto Marsiliano, che ebbe sede nel cinquecentesco Palazzo Poggi, per l'originalità della concezione, la ricchezza e la modernità di strumentazione scientifica e la magnificenza della sede, raggiunse il prestigio di istituzione europea. Il successo scientifico più importante fu conseguito verso la fine del secolo, con la scoperta da parte di Luigi Galvani dell'elettricità animale, che permise di dare una spiegazione nuova al moto muscolare, un problema di cui nell'istituto si discuteva da decenni. Gli studi del suo maestro Giuseppe Veratti e della moglie Laura Bassi furono determinanti per le idee e gli esperimenti di Galvani. A Laura egli rese omaggio ricordandola nel discorso inaugurale per l'apertura del museo dedicato alle opere di un'altra celebre donna bolognese di quel tempo, l'anatomista Anna Morandi Manzolini, autrice di mirabili riproduzioni in cera di organi corporei e dimostratrice anatomica dell'università. Si dovrebbe riflettere sui risultati che potrebbero ottenere con le loro doti di metodicità e costanza le donne, se non marcissero il più delle volte nella più completa ignoranza, come nella più cupa delle prigioni. A partire dal XVII secolo, lo studio bolognese, nonostante la fama di più antica e gloriosa università d'Europa, che per secoli aveva attirato studenti e letterati stranieri da ogni dove, con grande vantaggio economico per l'intera città, era caduto in un progressivo declino. Anche il nuovo Istituto delle Scienze faticava a decollare. Laura Bassi rappresentava l'insperata opportunità di una rinascita. Le istituzioni cittadine esaltavano il suo sapere come occasione per promuovere l'immagine dotta di Bologna nel mondo, ma ponevano tuttavia limiti all'esercizio del suo ruolo di docente e intellettuale. Il suo insegnamento nelle aule dell'archiginnasio rimaneva subordinato, ratione sexus, a causa del suo sesso, all'autorizzazione dei suoi superiori. La sua presenza in occasioni particolari, quale l'annuale anatomia pubblica o l'arrivo a Bologna di personaggi importanti, aveva carattere di eccezionalità. Molti erano infatti i viaggiatori stranieri che nel corso del loro Grand Tour visitavano la città. Attratti da un'atmosfera culturale in grande fermento, venivano per ammirare i famosi dipinti dei Carracci, di Guido Reni e del Guercino, per assistere alle straordinarie interpretazioni canore del famosissimo castrato Farinelli. Il giovane Mozart venne per studiare musica dal famoso musicologo e compositore Padre Martini e c'era chi veniva per visitarne la biblioteca, per vedere i musei, i laboratori e la specola dell'Istituto delle Scienze. La presenza nelle dimostrazioni sperimentali dell'Istituto e nelle conversazioni dei più prestigiosi palazzi della nobiltà cittadina di una giovane donna, dotata di una cultura eccezionale per il suo sesso, rappresentava un'ulteriore eccitante attrazione per i forestieri di passaggio in città. La presenza di Laura, giovane nubile di buoni costumi, spesso presente se non addirittura al centro di questi salotti, era considerata dai più sconveniente.
L'esibizione del suo sapere nei salotti e nell'accademia era in contrasto con le virtù femminili della modestia e del pudore. L'avrebbero voluta levigata e immobile come una statua. Si aspettavano da lei che entrasse in un convento per continuare i suoi studi nel silenzio e nella solitudine del chiostro. Ma non erano queste le sue intenzioni. Al contrario, Laura voleva esercitare la sua professione fino in fondo, trattare con gli studenti e scambiare opinioni ed esperienze con i suoi brillanti colleghi. Laura si decise al matrimonio e scelse un marito che condivideva con lei le sue ricerche. Il 6 febbraio 1738, nella Basilica di San Petronio, sposava un giovane collega, il dottor Giuseppe Veratti, medico e scienziato che percorreva come lei la stessa strada delle lettere e che le aveva promesso che non avrebbe ostacolato i suoi studi. Una donna sposata poteva inserirsi più liberamente nella vita sociale della Bologna settecentesca e soprattutto partecipare attivamente ai dibattiti che si tenevano nella comunità scientifica. I due coniugi condividevano la passione per gli studi di fisica sperimentale, soprattutto per quelli relativi ai fenomeni elettrici, un campo di ricerca allora nuovissimo. Nella loro casa in via Barberia avevano allestito un aggiornato gabinetto di fisica, facendo costruire a loro spese gli strumenti e le macchine necessarie alle loro ricerche. Per 8 mesi all'anno, per quasi 30 anni, Laura tenne corsi che ebbero un grande successo, frequentati non solo da studenti dell'Università di Bologna, ma anche da forestieri provenienti da diversi paesi europei. L'unione con Veratti si rivelò un esperimento riuscito. Ebbero 8 figli, di cui 5 sopravvissuti, e un'intensa complicità affettiva e professionale li mantenne vicini, come coniugi e come scienziati. La fisica fu per loro adorata figlia. Carissima consorte, ieri sera ebbi le vostre lettere, che mi furono grate al maggior segno, come mi è qualunque cosa che venga da voi. Ciò che mi preme prima di ogni cosa è la vostra salute, che credo essere la stessa che la mia. Poi ricordatevi della macchina elettrica e dell'amore che porto ai miei figli e a voi, che siete il maggior bene che abbia su questa terra. Amatemi come fate, che io riamo voi, così che mi lusingo che il vostro e il mio amore ci faccia sempre essere una sol cosa. Un altro grande successo nella carriera di Laura Bassi fu l'iscrizione nella classe degli accademici benedettini, ottenuta dopo lunghe e faticose trattative dal pontefice nel 1745. Cosciente che l'inserimento di una donna nel previsto organico di 24 membri non sarebbe mai stato accettato, suggerì lei stessa a Benedetto XIV di creare un 25° posto, a lei sola destinato, e da sopprimersi alla sua morte. I benedettini ricevevano una pensione annua, ma erano tenuti a partecipare regolarmente alle sedute accademiche e a presentare una dissertazione originale ogni anno. Laura Bassi fu tra i più assidui. Lesse ben 32 memorie su temi di meccanica dei fluidi, fisica elettrica, chimica delle arie, cioè dei gas, ma solo di 4 è rimasto il testo, pubblicato nei commentari dell'Accademia. De aeris compressione, de problemate quodam idrometrico,
De problemate quodam mechanico, de mixto fluidis aere. I suoi colleghi, pur stimandola e ammirandola, erano contrari alla sua partecipazione alle riunioni decisionali e votarono per la sua esclusione dal diritto di voto per le nuove aggregazioni. Laura Bassi è stata la prima donna a percorrere una carriera professionale come docente e come ricercatrice. Ma il suo fu un percorso ad ostacoli. In quanto donna, per esercitare il suo ruolo di docente e ricercatrice, non bastavano le competenze e i titoli. Dovette lottare, sfruttando lucidamente le possibilità offerte dalla sua fama e dall'appoggio di influenti personaggi. In primo luogo Benedetto XIV, il Papa bolognese che in varie occasioni favorì il riconoscimento pubblico del sapere femminile. Nel suo caso, come in quello di Anna Morandi e della matematica milanese Maria Gaetana Agnesi, alla quale fece offrire dal Senato bolognese una cattedra di geometria analitica all'università. Eppure, la fisica sperimentale è divenuta a giorni nostri una scienza cotanto utile e necessaria. E noi, che siamo stati i primi in Italia a riceverla e coltivarla allorché si aprì l'istituto, ora dobbiamo vedere con nostro rossore ed anche con discapito della nostra università, che nelle altre, tutte più che qui, si insegni con quel metodo e con quell'estensione che si ricerca al profitto della gioventù. Nel corso della sua vita Laura Bassi dovette accettare anche molti compromessi nella sfida alla mentalità del suo tempo. Ma la sua non fu solo una lotta personale, al contrario, chiedeva di svolgere regolari lezioni all'archiginnasio perché si ribellava all'idea di dover restar completamente inutile e si preoccupava di quello che lei chiamava il dover mio verso il pubblico. Fallito questo obiettivo, offrirà i suoi corsi domestici di fisica sperimentale, contribuendo in modo determinante alla formazione della successiva generazione di medici e scienziati, tra i quali si contano diversi suoi allievi, da Lazzaro Spallanzani a Felice Fontana a Luigi Galvani. Il giovane Alessandro Volta le scriveva da Como per chiederle consigli e mandarle strumenti di sua invenzione. Ogni anno partecipava alla solenne anatomia pubblica che si teneva durante il carnevale nel teatro anatomico dell'archiginnasio. Aveva il ruolo di disputante e argomentava contro le tesi sostenute dall'anatomico di turno, generalmente ponendo questioni relative all'anatomia dell'occhio e alla fisiologia della visione. Insieme al marito e ad alcuni colleghi dell'istituto, portò avanti la ricerca e le discussioni scientifiche su molti fronti. L'approccio newtoniano che cercava di collegare fenomeni fisici a fenomeni organici, l'interpretazione franklinianadei fenomeni elettrici, l'uso medico dell'elettricità, la sensibilità dei nervi e l'irritabilità delle fibre muscolari, gli studi sull'iride, le amputazioni su lumache e salamandre per studiare la riproduzione spontanea delle parti organiche, l'aria infiammabile delle paludi e di terreni ardenti, l'aria fissa e quella deflogisticata. Nel 1776, ormai 65enne, a 45 anni dalla laurea, la dottoressa Bassi ottenne finalmente l'incarico di professore di fisica sperimentale presso l'Istituto delle Scienze. Alla pari dei suoi colleghi,
senza più limiti dovuti al suo genere. Era l'atto finale della sua carriera. La dimostrazione che il Senato riconosceva il suo decisivo contributo al rinnovamento e alla visibilità europea della cultura scientifica bolognese. Un traguardo atteso una vita. Il 18 febbraio 1778, all'età di 67 anni, Laura Bassi muore improvvisamente. Viene onorata con un funerale solenne, al quale partecipano non solo i colleghi accademici e universitari, ma la maggioranza del popolo bolognese. La cerimonia si tiene nella chiesa del Corpus Domini delle Reverende Suore Clarisse, luogo di culto fondato dalla Santa Caterina de Vigri, a cui Laura era devota. Saranno sepolti nello stesso luogo Luigi Galvani e la moglie. Sul pavimento una lastra tombale la ricorda ancora oggi. Le nobildonne bolognesi faranno erigere un monumento commemorativo che troverà posto all'Istituto delle Scienze. Nella lunga battaglia delle donne per il diritto all'istruzione, il ruolo di questa scienziata diventa mito, emblema di una forza femminile, antica e tenace, la volontà di non rinunciare ad una dignità dovuta, il coraggio di sfidare mentalità e tradizioni, la capacità di elaborare nuove strategie e la saggezza di comprendere il proprio tempo. Tre secoli dopo, la sua vittoria ci riguarda ancora tutti, donne e uomini del presente, liberi di accedere alle opportunità che lei conquistò per prima.